premessa che sicuramente è importante fare. Allora, Chico Forti, non so cosa c'è, Enrico Forti, trentino, classe 1959, ex campione del mondo di windsurf, a un certo punto della sua carriera partecipa al quiz di Telemike, no? E vince una somma di denaro piuttosto interessante. Con quella somma si trasferisce negli Stati Uniti e comincia una sua attività imprenditoriale in parte legata alle compravendite immobiliari. Poi si trasferisce in particolare a Miami e comincia anche un'attività di produttore televisivo, principalmente di documentari sportivi, sport estremi in particolare, ma anche qualche inchiesta giornalistica. Nello specifico, nel 1997 decide di occuparsi della morte del presunto killer di Gianni Versace, ossia il serial killer Andrew Cunanan. Quest'uomo è stato trovato privo di vita all'interno di una houseboat, una casa galleggiante che era ormeggiata nella Ocean Drive, centralissima di Miami. Con la sua morte, chiaramente ipotizzata per suicidio, poi queste sono le motivazioni ufficiali, ma vedremo poi essere ben lungi dall'essere realistiche, si chiude anche la vicenda Versace, perché l'omicidio di Gianni Versace viene attribuito a questo signore, che peraltro prima di uccidere Versace aveva già ucciso altre 4 persone, in una sorta di orgia omicidiaria che era durata circa 10 giorni. Tutti i suoi clienti omosessuali, perché questo era un prostituto gay, di alto bordo. Che succede però? La morte di questo Cunanan in qualche modo desta tutta una serie di perplessità. A un certo punto Chico Forti conosce un tedesco che si chiama Thomas Knott. Questo tedesco era in contatto con Matthias Ruel, personaggio molto noto della Miami, diciamo, di un certo livello, proprietario del Gay Village di Las Vegas, quindi comunque una persona piuttosto abbiente e legata a certi ambienti non esattamente però chiarissimi. Forti ha la possibilità per pochi soldi di comprare l'houseboat, quindi di comprare l'houseboat e quindi di poter utilizzare e sfruttare a fini giornalistici e televisivi. Quindi che fa? Produce un documentario che poi andrà in onda su Rai 3 e sulla televisione francese TFN, dove entra maggiormente nel dettaglio dei dubbi sulle reali circostanze entro cui è maturato il decesso di questo Andrew Cunanan. In particolare viene contattato da un tal Gary Schiaffo. Quest'uomo all'epoca era un poliziotto della polizia di Miami Beach e stava quasi per andare in pensione ed era il detective in capo per l'indagine sulla morte di questo Andrew Cunanan. Quest'uomo, per farla breve, cosa dice a Forti? Guarda, io ho del materiale scottante che dimostra che Cunanan non è morto nella houseboat e non si è suicidato, l'hanno ammazzato e ce l'hanno portato lì già da morto. Se vuoi io ti do queste informazioni anche con materiale fotografico che ti dimostra la bontà di quello che ti sto dicendo, chiaramente se ci mettiamo d'accordo sulla cifra, visto che io sto per andare in pensione mi vorrei mettere un po' a posto, per cui vediamoci, parliamone, io ti do il materiale ma concordiamo quanto però mi puoi dare tu. Allora Forti obiettivamente era interessato a questa cosa, anche perché soprattutto le immagini del volto integro di Cunanan era un elemento assolutamente importante da mostrare in questa vicenda, quindi cercarono in tutti i modi, ecco questo che vedete qui, questa è una delle foto che riguardava il corpo di Cunanan, come vedete nella descrizione che viene fornita dalla polizia di Miami si dice che praticamente il volto era quasi completamente distrutto, come potete osservare il volto è assolutamente integro e la ferita non ha tinto l'aria che è stata indicata dall'autopsia, ma giusto per dimostrarvi questa cosa. Ma queste foto sono successive. Morale, Gary Schiaffo a Forti fornirà solo una parte del materiale concordato e quindi Forti gli darà solo una parte della somma concordata, perché le foto dell'assassino, diciamo il presunto assassino Gianni Versace, non vennero mai resi disponibili a quell'epoca, quindi Schiaffo se la prese con Chico Forti. Passano i mesi, Chico Forti continua la sua amicizia con questo tedesco Thomas Knott, che nell'ottobre del 97 gli presenta un cittadino inglese, ma che in realtà vive a Ibiza, che si chiama Tony Pike, già sessantenne, un soggetto diciamo dalla vita abbastanza dissoluta, che era proprietario di un hotel a Ibiza, cosiddetto Pike's Hotel, hotel che aveva conosciuto anche un certo successo, un certo agio
nel, diciamo, negli anni Ottanta, perché lì, non so se vi ricordate il video della canzone Tropicana degli UM, ecco, lo avevano girato all'interno di quell'hotel, quindi era un po' un punto di ritrovo del jazz set internazionale, soprattutto insomma per quanto riguardava poi chi era interessato a consumare droga liberamente in un posto abbastanza al riparo da occhi indiscreti e ovviamente a consumare anche momenti un po' trasgressivi anche sotto il profilo sessuale. Quindi questo viveva con questo tipo di clientela. Morale della favola, si incontrano a Williams Island, perché nel frattempo Forti va a vivere in questo complesso residenziale molto bello ed esclusivo a Williams Island, nella contea di Ventura, a poco distanza da Miami. Si incontrano con questo Tony Pike tramite contatto di Thomas Knott. Questo Tony Pike con Thomas Knott erano soggetti che si conoscevano da tantissimi anni, tutti e due con tutta una serie di problematiche anche con la legge. In particolare Thomas Knott aveva maturato una serie di condanne per truffa aggravata mentre era in Germania. Era riuscito a sottrarsi alla libertà vigilata durante un permesso premio perché questo Tony Pike aveva comprato i documenti falsi per espatriare in America. Quindi per dirvi il legame che c'era tra queste due persone. Morale della favola, incontrano Chico Forti, che all'epoca aveva fortuna a livello di business, quindi aveva parecchi soldi in tasca. Tony Pike dice: ah, sai, io ho questo albergo a Ibiza, ci avrebbe bisogno di una mano, un nuovo proprietario per essere lanciato nuovamente, per riprendere i suoi antichi splendori, compagnia cantando. Se vuoi, io te lo vendo, tu sei così, insomma, un businessman internazionale, c'hai contatti da tutte le parti, magari col tuo aiuto si riesce poi a farlo nuovamente decollare. E Forti all'inizio si mostra interessato a questa offerta e cominciano a fare una serie, diciamo, di valutazioni finché fanno un atto di compravendita. Peccato poi, si scoprirà solo successivamente, il tutto salta quando muore il figlio di Tony Pike, la vittima Tony Pike, perché mentre praticamente è arrivato a Miami il giorno stesso, la sera, la notte, diciamo, morirà. Da lì si sviluppa tutta questa vicenda, da cui si apre uno scenario veramente agghiacciante, che ora vado a raccontarvi per sommi capi, perché la vicenda è molto complessa. Questa è la zona che vi dicevo, questa è la zona di Biscayne, dove è stato trovato poi il corpo, in particolare a Seaward Beach, a pochi centinaia di metri dal ristorante Rusty Pelican, dove la vittima chiese di essere portata. Il rinvenimento del cadavere di Dale Pike avvenne intorno alle 17 del 16 febbraio, ma in realtà la morte risaliva al 15. Questa è l'area in cui venne trovato il corpo di Dale Pike. Ora vi mostro. Quella spiaggia era frequentata tipicamente da due tipologie di soggetti, i windsurfisti della zona oppure gay in cerca di un momento di intimità, perché era comunque una spiaggia abbastanza tranquilla. Lì trovano questo Dale Pike, turista australiano, era la prima volta che era a Miami, di 42 anni, ed era arrivato a Miami il giorno precedente con un volo proveniente da Madrid. Questo è il luogo di ritrovamento del corpo di Dale Pike. Come osservate, l'uomo è completamente svestito, situato prono, disposto prono sulla scena del crimine. Tutti gli indicatori che vedete testimoniano la presenza di una serie di oggetti che ora vi mostrerò, tra cui c'è anche la camicia di questo signore. La causa di morte sono due spari esplosi a distanza ravvicinata alla nuca con una calibro 22. E ci sono ampie tracce di trascinamento nella spiaggia, quindi il corpo è stato ucciso sulla pattiglia e poi spostato all'interno della zona boschiva, piena di detriti perché poco prima c'era stato un uragano, infatti l'accesso alla spiaggia era stato inibito. Questo vi dà l'indicazione delle tracce di trascinamento che erano comunque ancora visibili il giorno dopo sulla scena. Accanto al corpo però vengono trovate, ed è una cosa assolutamente anomala, tutta una serie di elementi che sono utilissimi alla sua rapidissima identificazione, in particolare la carta rilasciata dall'ufficio immigrazione dell'aeroporto di Miami quando lui è uscito dalla dogana, che riporta chiaramente il suo nome, il boarding pass Iberia del volo che lui aveva preso per arrivare a Miami, distribuiti in mezzo alla scena, mentre tanti altri suoi oggetti non ci saranno e non verranno mai più ritrovati, questi sì. Il pendaglio in metallo dell'Hotel Pikes, che era un souvenir che si vendeva proprio presso l'Hotel Pikes di Ibiza, la carta telefonica su cui poi faremo una serie di valutazioni assolutamente importanti, qualche moneta, una banconota da 10.000 pesetas perché non aveva denaro americano con sé in quel momento, e la camicia insanguinata indossata chiaramente quando sono state esplose i corpi d'arma da fuoco, ma poi tolta successivamente. Non ci sono i pantaloni, non ci sono le scarpe, non c'è la valigia che il giovane aveva con sé.
Quindi chi ha lasciato quelle informazioni su, accanto al corpo, ovviamente lo ha fatto in maniera deliberata nell'opera di, diciamo, di svestizione. Altro elemento importante: viene fatto un rape kit, cioè un kit da stupro sul corpo di quest'uomo, perché ha una dilatazione anale particolarmente ampia, che non è naturale neanche per, diciamo, per una possibile alterazione post-morte. E nella cavità anale non viene ritrovato sperma, ma viene ritrovata un'abbondantissima quantità di saliva. Purtroppo non sappiamo di chi, perché l'esame di DNA sulla saliva non viene fatto. Però è un elemento che spinse la polizia comunque a fare un rape kit per capire se effettivamente quest'uomo era stato anche violentato. Che questa è la condizione in cui viene trovato. Considerate che abbiamo a che fare con una spiaggia nota anche per attività sessuali o omosessuali. Quindi all'inizio la polizia, che ancora non aveva nell'immediatezza identificato quest'uomo, trovandolo in queste circostanze, ovviamente ha fatto anche, e trovando questa dilatazione anale anomala, ha provveduto anche a un rape kit. Morale della favola: dopo pochissimo viene, con queste informazioni peraltro vuol dire non è che sia stata una grande fatica, viene identificata la vittima e viene contattato, diciamo, il padre, che era ancora a Madrid e avrebbe dovuto partire insieme a lui, e inspiegabilmente però 2 giorni prima decise che, col biglietto pagato da Chicoforti, perché il padre non aveva soldi, per cui questo viaggio comunque l'aveva pagato Chicoforti, e Chicoforti, guardate bene, proprio nel periodo immediatamente precedente all'omicidio, aveva pagato anche il viaggio di questo Dale Pike dall'Australia a rientro a Madrid per andare a Ibiza, perché questo Dale Pike aveva avuto un ennesimo, diciamo, fallimento professionale. I creditori gli stavano alle costole, quindi ha dovuto espatriare fretta e furia. E il padre, siccome non aveva i soldi per pagare il biglietto, chiese a Chicoforti di pagare il biglietto. Chicoforti non aveva mai visto né incontrato questo uomo prima di quel giorno all'aeroporto di Miami. Quindi che succede in buona sostanza? Viene individuata l'identità della vittima, viene chiamato il padre di quest'ultimo, che dice: io so che doveva andare a prendere all'aeroporto o Thomas Knott o Chicoforti, che poi erano le persone effettivamente con cui era in contatto il padre, ossia queste due persone, Chicoforti o Thomas Knott. Thomas Knott comunque era in America sotto false spoglie come maestro di tennis, ovviamente nessuno sapeva del suo passato criminale. E vi dicevamo prima la vicenda di Versace, di Cunanan. Thomas Knott è il collegamento con questa vicenda, perché è amico di tutta una serie di personaggi tedeschi di alto profilo finanziario nella Miami che contava, con cui aveva tutta una serie poi di rapporti. Ora, da qui in avanti la vicenda si fa ancora più intricata, perché che succede in buona sostanza? Chicoforti e Thomas Knott vengono entrambi accusati formalmente di truffa, circonvenzione di incapace nei confronti del padre della vittima, Tony Pike, e di omicidio nei confronti di Dale Pike, perché la procura ipotizza che questo ragazzo sia stato ucciso o da Forti o da Tony, in particolare da Forti, ma anche, diciamo, non escludevano che ci potesse essere in mezzo anche questo Thomas Knott, perché era un possibile ostacolo alla compravendita dell'hotel. Il problema è che Tony Pike stava vendendo, questo è stato riconosciuto agli atti, Tony Pike, cioè il padre della vittima, stava vendendo a Chicoforti un hotel che non possedeva. Tant'è che abbiamo abbondantemente dimostrato nella ricostruzione della vicenda che l'Hotel Parks era detenuto al 95% da una società che si chiama offshore, che si chiamava Laura Bada. A sua volta Laura Bada era detenuta al 95% da un'altra società che si chiama, anzi al 100%, che si chiamava La Fantrust. Tony Pike aveva quote solo della Camper Poney, che era proprietaria del 5% dell'hotel. Quindi mi spiegate come fai a vendere una cosa che non è tua? Quindi in realtà l'unico truffato fu Forti, okay? Che comunque aveva dato già dei soldi per il primo accordo preliminare davanti a un notaio in Spagna. Che succede? A questo punto Forti mangia la foglia, la situazione, insomma, non è tanto chiara. Tony Pike se ne torna a Madrid e rimangono praticamente sotto processo, inizialmente sotto indagine, Thomas Knott e Forti, intanto per gli 8 capi di truffi, per truffa e circonvenzione incapace. Dopo una prima analisi della vicenda, Forti, di cui per quanto riguarda la truffa e la circonvenzione incapace, viene prosciolto su tutta la linea, mentre Thomas Knott viene condannato a 15 anni per queste truffe, perché c'era tutta una serie di sistemi con le carte di credito dove figurava che Tony Pike era stato derubato, quando in realtà noi abbiamo dimostrato che lui era ben consapevole
di quello che faceva il tedesco con le sue carte di credito, ed era un modo per spazzare i soldi e facendo poi pagare il tutto alle assicurazioni delle carte. L'avevano già fatto anche in precedenza queste due persone. Quindi era il solito trucchetto. Dopo Tony Pine faceva le denunce per addebiti non riconosciuti, e le carte di credito, ovviamente sotto assicurazione, gli rifondavano la spesa, e aveva aiutato una serie di banche per fare questo tipo di lavoro negli anni. E anche lì a Miami stessa cosa, perché questo non aveva un becco di quattrino. L'hotel, abbiamo preso i bilanci degli ultimi 5 anni rispetto alla data dell'omicidio, era in perdita secca praticamente di 10-20 mila euro l'anno, oltre quello che guadagnava. Era in perdita secca ormai da moltissimi anni, completamente ormai fatiscenti, molte parti stavano andando a pezzi. Quindi lui stava cercando di fare cassa il più possibile, purtroppo intordando forti, e poi probabilmente darsi alla fuga, a sparire nel nulla, come aveva fatto anche in passato. Per cui questo è l'estratto della situazione. Che succede però? Thomas Todd viene condannato a 15 anni per quelle truffe, che erano, secondo l'accusa, il movente dell'omicidio. Mi direte voi, allora se hanno condannato lui per queste truffe, lo condanneranno anche per l'omicidio? No! Per l'omicidio condannano Forti, che a questo punto nessuno capisce perché avrebbe dovuto uccidere questo ragazzo, che al limite gli avrebbe fatto una cortesia per far dare la vendita. Non certo una sua voglia. Questo per fare l'estrema sintesi. Nel frattempo succede di tutto e di più: violazioni investigative, diritti non letti, informazioni date in maniera scorretta, prove costruite, false, diritto alla difesa violato anche per tutta una serie di vicissitudini legate proprio alla difesa di Forti, che ha chiaramente fatto un doppio gioco cercando in tutti i modi di farlo incastrare. Morale della favola, quest'uomo oggi si trova all'ergastolo senza possibilità di pago, quindi senza possibilità di revisione. E in America ergastolo vuol dire ergastolo, vuol dire che tu fuori dal carcere ci solo una barra di zinco. Ci siamo? Per un delitto che assolutamente non solo non ha commesso con prove evidenti, ma che è chiaro che ha commesso qualcun altro. Vi faccio presente solo l'ultima circostanza. Il delitto viene compiuto con una calibro 22. Ci siamo? Nell'ottobre del 97, prima di conoscere Tony Pine, quindi in tempi non sospetti, Thomas Nott era andato a comprare, ci sono i moduli di registrazione delle armi, il nome suo, quindi non è che stiamo raccontando favole, a comprare in un negozio dentro Williams Island, che si chiama Sport Authority, due tipologie di armi, una del calibro 22, guarda caso, e un fucile calibro 22 per il tiro al piattello in mare. Ci siamo? Lui ha comprato queste armi, lui ha fatto la mobilistica per comprare queste armi, all'atto di pagarle, come sempre accadeva, perché non era certo la prima volta che Forti dava dei soldi a questo qua, la sua carta non passò. Noi abbiamo la testimonianza del commesso su questo punto. La carta di credito di Thomas Nott non passò. Nel frattempo era arrivato Forti, che era in un'altra parte del negozio, a comprare le sue cose con i suoi figli per i fatti suoi. Nott lo ha visto e ha detto: guarda, Chico, per favore, me le paghi tu questa merce? Poi te li do i soldi. Lui con la sua carta di credito effettivamente pagò l'acquisto di quelle armi, ma le armi sono intestate a Thomas Nott. Il munizionamento e le armi vengono date a Thomas Nott. Su questo il commesso fu irremovibile. Per cui che succede? Thomas Nott aveva con sé l'arma, noi abbiamo trovato anche una serie di testimonianze successive che documentavano la presenza dell'arma addosso a Thomas Nott, che girava questa calibro 22. Il problema è questo, che quando poi muore questo Dale Pike e si chiede conto a Chico Forti: ma tu hai una calibro 22? E lui dice: no, io non ci ho mai avuto una calibro 22, ho una calibro 38 a casa, andata a prendere, esaminata, e la esaminarono e era tutto negativo, regolarmente ritenuto. E chi ce l'ha la 22? So che ce l'ha Thomas Nott, perché mi ricordo che una volta mi ha fatto pagare un acquisto del genere. Vanno a Thomas Nott, trovano i documenti di registrazione della 22, dov'è la 22? No, io non ce l'ho mai avuta, ce l'ha sempre avuta Forti. Come ce l'ha sempre avuta Forti? Quando la pistola è registrata a te, tu ti registri una pistola a nome tuo e guarda un altro? Cioè, voglio dire, no? Però quella pistola sparisce, cioè la calibro 22 che Nott aveva comprato, che aveva con sé fino a 2 settimane prima l'omicidio, abbiamo una testimonianza che ce lo dimostra, fatalità, quel giorno va persa per sempre. Ora, è chiaro che nel momento in cui ti venga a cercare per un'arma che so che hai tu, o i documenti che attestano che tu un'arma di quel tipo ce l'hai, e mi dici che non ce l'hai mai avuta perché ce l'hai sempre avuta Forti, e stai mentendo spudoratamente, non serve molto altro per capire che tu questa storia c'è fino in fondo, insomma, no? Quindi noi abbiamo tutta una serie di indicazioni, abbiamo trovato lettere addirittura della madre del tedesco, scritte al padre della vittima con tono anche minatorio, che dice: bello mio, ti conviene fare un accordo con la procura e proteggere mio figlio? Perché se no ci metti in mezzo anche te questa storia, eh? Ora, considerate che la madre di un sospettato che scrive al padre della vittima dicendo: mettiti d'accordo, e
testuali parole: metti d'accordo con mio figlio per incastrare il fuoco, perché se ci va di mezzo mio figlio io ti rovino. Non è tanto normale, pensavo, di questo tipo, no? Beh, con tutto questo e molto molto altro che abbiamo trovato, ora stiamo tentando la via della revisione, che è l'unica strada percorribile, perché in America, essendo stato condannato da una giuria, i giudici non sono obbligati a fornire la motivazione della sentenza come invece accade in Italia. Per cui c'è giuria, la giuria non deve motivare, non è tecnica, per cui c'è una sentenza all'ergastolo basata su sensazioni, perché sul dispositivo della sentenza la giudice, peraltro, che condannò il tedesco per truffa, consentì all'accusa di usare il movente truffa, per cui Porti era stato assolto, per l'omicidio. Lo stesso giudice condannò anche Porti. Quindi ci sono una serie di violazioni in questa vicenda, che, ma nemmeno un romanzo di come quello giallista per eccezione adesso, Dan Brown, non lo so, è leggermente, insomma, non lo so, cioè, perché quello proprio più fantascientifico che possiamo ipotizzare, ma non potrebbe mettere insieme una serie di elementi come in questa storia. Cioè, sfido chiunque, qualunque giardista, a mettere insieme una situazione di questo tipo in maniera così coerente, purtroppo, e solida. Morale della favola: c'è un uomo che oggi è 12 anni che sta in questo carcere, di massima sicurezza, vi assicuro, insomma, ci sono stato due volte a trovarlo, non so come sia l'inferno, ma credo che un posto di assorbire parecchio, e per tutta una serie di vicissitudini che, credetemi, a mano che analizzavo gli atti facevo fatica io a credere a quello che stavo vedendo. È il peggior incubo, secondo me, che possa capitare a un essere umano su questo pianeta. Considerate che tutto questo a Porti è costato tutto: la famiglia, la vita, tutto il suo patrimonio, la moglie l'ha lasciato, i suoi tre figli praticamente non li vede da 10 anni. Per cui mi è parso abbastanza legittimo cominciare a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa vicenda alla luce di una serie di gravissime violazioni che nella civilissima America, che io apprezzo, vado in America 2 o 3 volte all'anno a formarmi, credo nel loro sistema, credo nella competenza che hanno in determinate circostanze. Quello che ho visto mi ha fatto ancora più male proprio per questo. È evidente che abbiamo a che fare con una vicenda di palese ingiustizia, e c'è un cittadino italiano in sequestro negli Stati Uniti che ha bisogno dell'aiuto di tutti noi. Dal punto di vista tecnico, il report l'abbiamo consegnato e i nostri referenti istituzionali ci hanno davvero dato riscontro, perché obiettivamente gli elementi ci sono, ma per riuscire comunque a portarlo sul tavolo giusto negli Stati Uniti serve che si levi un coro di voci che chieda giustizia, perché comunque la vicenda di Porti, ahimè, nel posto sbagliato, al momento sbagliato, potrebbe capitare a ciascuno di noi, e questo credo dovrebbe essere sufficiente quantomeno per prestare un po' di attenzione a vicende di questo tipo.